Buongiorno a tutti. Allora, magliettina come sempre della settimana con il P40 Curtis, il Curtis P40 detto Tigre Volante, perché sta settimana sono molto tigre, ecco, per intenderci, sono molto inviperito, ecco, per stare in tempo. Comunque, campionato di Serie A, 30ª giornata, andiamo a vedere subito i risultati, poi accenniamo la questione. Allora, Juventus-Torino 4-1, Sassuolo-Lecce 4-2, Lazio-Milan 0-3, Inter-Bologna 1-2, Sampdoria-Spal 3-0, Cagliari-Atalanta 0-1, Brescia-Verona 2-0, Udinese-Genoa 2-2, Parma-Fiorentina 1-2, Napoli-Roma 2-1. Per una classifica, andiamo subito alla classifica, poi... Anzi no, parliamo delle partite, poi parleremo della classifica. Partiamo da Juventus-Torino. Che dire? Primi due gol, i giocatori del Torino hanno fatto il paletto dello sci. Perché praticamente hanno fatto il paletto dello sci. Una roba ridicola. Cioè, Dybala prende la palla in area e fa lo slalom. Poi il difensore giustamente, no, si mette a fare l'intervento in scivolata, così gli dà il tocco al pallone giusto per alzarsi e battere definitivamente Sirigu. Perché forse se non lo toccava, magari gli sbatteva in faccia Sirigu, che riusciva a fortuna a prenderla. Perché comunque Dybala, quando inizia con lo slalom, è dura fermarlo. Giustamente Cuadrado cosa fa? Ha fatto lo slalom lui, lo faccio anch'io. La cosa divertente è il commento del telecronista. Allora, Ronaldo passa la palla a Cuadrado e il cronista fa: e Ronaldo passa la palla a Cuadrado proprio adesso che però è chiuso. Ecco. Cuadrado si vede che l'ha sentito, se non erro, davanti a Ansaldi o chi per esso. Gli fa la finta, si sposta sulla destra. Ansaldi va a terra per cercare di entrare in scivolata, lui calcia bello forte in diagonale, becca l'angolino opposto, 2-0. Poi stranamente gli hanno fischiato un rigore a De Ligt perché ha toccato col braccio, forse uno dei calci di rigori per fallo di mano meno vistosi rispetto a quelli che non gli hanno fischiato a inizio campionato. Però il manino è larghino, comunque. Quindi calcio di rigore, Belotti ha tirato una mina. Ecco, magari se Lautaro impara da Belotti come si calciano i calci di rigore, da lui, da Mancoso, da Pulgar, ecco. Magari andare a scuola. Tecnicamente magari sono meno forti di te, ma i rigori li sanno tirare. Quindi il Torino accorcia le distanze, ma poi nella ripresa CR7 segna su calcio di punizione, adesso il prossimo lo segnerà poco prima di chiudere la carriera, quindi va sul 3-1 la Juve, poi giustamente per arrotondare, siccome c'aveva l'over 4,5, il giocatore del Torino ha pensato bene di entrare in scivolata e farsi l'autogollonzo. Gigi, 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 non Gigi, Gigi, Gigi con la D di Domodossola. Veniamo all'altra partita da gol e questa è la dimostrazione che questo Lecce se la vuole giocare fino alla fine. Poi, ahimè, prende troppi gol, però se lo vuole giocare perché Sassuolo-Lecce, Sassuolo va in vantaggio. Si sono addormentati, si sono dimenticati Caputo. Tocchettino morbido, 1-0. Pareggio di Lucioni. Ripassa in vantaggio il Sassuolo con rigore di Berardi. Pareggia di nuovo Lecce con rigore di Mancoso, poi Boga fa la differenza e poi arriva anche il 4-2 che chiude la partita. Però il Lecce se l'è giocata, signori, e se la giocano, i ragazzi se la giocano. Poi qualcuno dice, ma il Lecce magari se stesse più accorto, magari il Lecce si mette a fare il pullman davanti alla difesa, eccetera, e perde 1-0. A sto punto è meglio che te la giochi, magari una volta tanto ti andrà anche bene. Poi vabbè, c'è il Milan che va a vincere sulle macerie della Lazio. Io pensavo, ho messo 1x sbagliando, infatti ho sbagliato, aveva ragione il mio collega. Purtroppo, ragazzoli, primo gol, tiro deviato,
Bello, però c'è la deviazione netta col tiro a pallonetto. Secondo gol, il rigore di Ibra l'ha tirato peggio di quello di Lautaro, però ha avuto la fortuna che il povero Stracoscia gli è passata sotto le mani, non sapeva più dove era la palla, alla fine è andata dentro. Un tiro non da Ibra, sinceramente. E il terzo gol ormai era tutto chiuso, bel passaggio di Bonaventura in stile Pirlo. Glielo mette lì a Rebic come glielo mise Pirlo a Grosso. Tac, passaggino preciso. E Rebic, tac, in diagonale, 3-0. Sampdoria Spal, va bene, dormite della Spal. Il terzo gol è l'apoteosi delle due, anche il primo, Lancio lungo, rinvio un po' così così. Palla Linetti che tira da casa sua, il portiere dorme. La punizione di Gabbiadini da casa sua, anche quella, è vero che l'ha messa più angolata di così, non poteva mettergliela perché tocca il pallo interno e va dentro, quindi è angolatissima, però ha tirato da casa sua, non è, e non mi sembrava un missile terra-aria. Il 3-0 di Linetti, anche lì, dorme Missiroli perché la svirgola peggio di Gagliardini, non fatemici pensare. E giustamente Linetti, tac, la mette dentro. Comunque Sampdoria Spal 3-0, gol a due pali di Petagna, sfortunatissimo. Quindi anche la Spal se l'è giocata, ha preso due pali. Però quando la palla non vuole entrare dall'altra parte sbagli l'impossibile, questi sono i risultati. L'Atalanta va a vincere a Cagliari col minimo sforzo, massimo risultato, stranamente solo 1-0. Giocando per di più tutto il secondo tempo con l'uomo in più perché sul calcio di rigore che è arrivato quasi subito c'è stata anche l'espulsione del giocatore del Cagliari, però si vede che non hanno voluto infierire, hanno tenuto l'1-0 e stop. Brescia-Verona 2-0, però devo dire che è stata una bella partita col Verona che ha avuto più occasioni, ha tirato di più. Però nel calcio non conta quante volte tiri in porta o cosa, conta segnare. Brescia, gol col Papetto e gol con Donnarumma che ha fatto anche il balletto, e quindi Brescia-Verona 2-0. E poi c'è l'apoteosi di Udinese-Genoa. Primo tempo 0-0, 0-0, 0-0, come un fulmine al ciel sereno arriva il colpo di testa di Fofana, o Fofanà, 1-0. Poi c'è il raddoppio di Lasagna che si vede che si sta esaltando, 3 gol di fila in 3 partite. Poi il Genoa accorcia le distanze prima con Pandev e poi c'è il rigore. Per l'ennesimo, io lo sto continuando a dire, c'è una marea di falli idioti, scusate il termine. Dei difensori col giocatore che è alle spalle o comunque con la palla che sta uscendo dall'area. E il difensore invece di entrare con calma fa: vado io che la spazio, anziché prendere la palla, prende il giocatore. Perché anche sul rigore del Genoa c'è il giocatore del Genoa a spalle alla porta che si prende un calcione dal giocatore l'Udinese, VAR, perché l'aveva lasciato correre, eccetera, poi a VAR, rigore. E io ho visto 90 più 7. Quindi vuol dire che eravamo all'ultimo minuto. Si vede che c'era ancora da giocare un minuto, che cosa? Perché sul calcio di rigore, se il calcio di rigore è l'ultima azione, cioè l'arbitro dice è rigore, però una volta calciato io fischio la fine. È successo. Se il portiere para, nel momento in cui il portiere para e la palla non va in porta al momento del tocco del portiere para. Se il portiere para, ma la palla la respinge ma va dentro, è gol. Se il portiere para, la respinge all'ultima azione, eccetera, l'arbitro fischia, quindi il tapin vincente di Pinamonti non doveva essere valido, ma siccome probabilmente c'era da giocare ancora 2 o 3 minuti, Busso para il rigore di Pinamonti che l'ha tirato da schifo, però ha avuto la fortuna che la palla gli è rimasta lì davanti alla porta, ma non prendibile per Busso. E quindi è stato lesto a buttarla dentro, a pareggiare. Anche perché se sbagliava quel rigore lì, Pinamonti a Genova era meglio che non tornava, perché non so i tifosi del Genova come l'avrebbero presa. Quindi Udinese-Genova 2-2. Parma-Fiorentina, come dicevo prima,
Pulgar, non è che puoi andare in settimana, un giorno a spiegare a Lautaro come si tirano i calci di rigore, perché mi faresti un favore. Comunque, tre rigori, uno più ridicolo dell'altro. Allora, il primo fallo di Gagliolo, che è lì che si cespica, vabbè, ci poteva anche stare. Gli altri due sono due falli di mano ridicoli, però il regolamento dice così. Anzi, uno è una manata su Kučka, col giocatore che è lì che salta e lo prende qua sotto. E l'altro è il solito calcio di rigore, perché c'è il braccino che è un po' largo, su un colpo di testa era avvicinato. E quindi due rigori per la Fiorentina, una per il Parma, tutti e tre segnati. La differenza è stata quella alla fine della fiera. Il Parma è caduta libera, però è tranquillo, cioè non ci sono problemi per la salvezza, però è ultimamente wow. E infine Napoli-Roma, che primo tempo mi sono mezzo addormentato. Nella ripresa mi sono addormentato, mi sono risvegliato praticamente dopo il gol del vantaggio Napoli. Poi c'è stato quindi gol del Napoli, vantaggio, bravissimo Caleiona buttarsi nell'area, farsi vedere, prendere il tempo sul difensore, toccarla di punta e farla passare tra le gambe più o meno di Paolo Lopez, che d'altronde miracoli ne ha già fatti abbastanza. Poi c'è stato il pareggio della Roma, con una bella azione, Dzeko per Mkhitaryan, che prende palla più o meno a metà campo, si fa il campo, palla al piede. Bravo Kluivert a spostarsi e portargli via il difensore. Lui si accentra, arriva al limite dell'area, calcia e fulmina letteralmente, come si suol dire, il povero Meret. E poi c'è forse il gol più bello della giornata, quello di Insigne, che ne segnerà pochi, ha fatto 6 gol in campionato, una schifezza per una punta. Io non so chi l'ha preso al fantacalcio, ma francamente Insigne è insignificante. Segna dei bei gol, farà dei tanti assist, eccetera, ma un giocatore che dopo 30 partite ti fa 6 gol e dovrebbe essere una punta, francamente a me viene da piangere. Poi sulla tecnica, ieri ha fatto un gol che libidine, doppio. Doppia libidine coi fiocchi, perché veramente. Allora, l'azione, cross basso, il difensore la rinvia, lui è lì sul centro destra a destra dell'area di rigore, abbastanza vicino al vertice dell'area, ma un po' più spostato verso. Recupera la palla, entra in area diretto, quindi non è che entra. Come entra in area, tira questo tiro a giro da quasi il vertice, appena sotto il vertice dell'area di rigore. Palla proprio che è una mezzaluna e va a finire proprio lì dove osano i piccioni, sotto la traversa, che ciao ciao Paolo Lopez, quando la prendi mi telefoni. Comunque Napoli-Roma 2-1 e adesso possiamo andare a vedere la classifica. Juventus 75 ormai veleggia verso il nono, sì, dovrebbe essere il nono scudetto di fila. Lazio 68, Inter 64, Atalanta 63. Dovrebbero essere posizioni blindatissime per la Champions, poi vedremo chi arriva a seconda, chi arriva a terza, chi arriva a quarta, ma lì è solo una questione di pecunia, perché arrivare secondi prendi un po' di più che non arrivare quarti, ma però sei in Champions. Poi ci sono le squadre che lottano per l'Europa League, che sono Roma, Napoli ormai è già sicuro perché ha vinto la Coppa Italia, e Milan, perché Roma e Napoli sono a 48 e Milan a 46. Oramai manca 31esima, 32esima, 33, 8 giornate, non sto lì a fare il conto, 8 giornate, quindi ci sono solo 24 punti. L'Inter ne ha 16 su Roma e Napoli. Io credo che 9 punti in 8 partite, queste bestiacce siano capaci a farle. Milan 46, dicevo, quindi Roma e Napoli appaiate a 48, Milan a 46. E poi ci sono le pretendenti, ma sarà dura, perché sono Verona a 42, Bologna a 41, Sassuolo a 40. Poi ci sono le due che hanno forse perso il treno per l'Europa, che sono Cagliari e Parma, 39. Fiorentina, che adesso è nel limbo, limbo,
perché ha più 9 sulla zona salvezza 34. Sampdoria Udinese che per il momento sono ancora tranquille a 32. Torino a Rischino appena appena a 31. E poi c'è Genoa 27, Lecce 25, che salvo che le altre due, Brescia e Spalla 19-21, non facciano un filotto incredibile di 3 vittorie di fila, penso che tra Lecce e Genova una delle due sarà la terza ad andare insieme a Brescia e Spalla in Serie B. Staremo a vedere. Adesso settimana prossima vedremo le altre partite. C'è un Verona-Inter da libidine. Sono curioso di vedere, magari vanno a vincere. Anzi, già mi immagino che andranno a vincere, per poi perdere in casa la prossima. Va bene, lasciamo perdere, meglio che sorvolo. Io vi saluto, vi ringrazio. Il campionato è sempre più avvincente. Attenzione, 7 punti di vantaggio ce ne hanno avute spesso, a 8 giornate dalla fine ce ne hanno avute tante squadre, e non sempre è finita bene. Ma non credo sia il caso della Juve, perché questi vanno avanti a vincere tranquillamente. Vedremo Milan-Juve come andrà domani sera. Ciao!